Amici di Motore Online, oggi siamo a Roma al campus biomedico con Mercedes per parlare di una nuova alleanza. Eugenio, cos'è la Mobility Alliance? Diciamo, è un'alleanza che Mercedes ha realizzato assieme al Campus Biomedico. Intanto due parole, il Campus Biomedico è un'eccellenza italiana e romana soprattutto, quindi è un polo privato ospedaliero che ha anche una grande università, 3.000 persone che si incontrano ogni giorno in questo luogo alla periferia di Roma. E questo è un progetto che in qualche modo ha dei legami con Stoccarda, con Londra, perché Mercedes in tutto il mondo crea mette a disposizione la sua tecnologia, il suo know-how alle grandi città per migliorare lo stile di vita. In questo caso di che si tratta? Quindi noi ci siamo trovati proprio, abbiamo una sorta di affinità per quanto riguarda i nostri obiettivi e in realtà stiamo lavorando in un sistema aperto che è aperto alle istituzioni. Oggi c'è stato il Comune di Roma, c'è stato il Ministero dei Trasporti, c'è stata Degra, c'è stata l'INAIL, quindi tutti coloro che in qualche modo hanno interesse nel sviluppare assieme delle nuove tecnologie, dei nuovi modi di intendere la mobilità a Roma. Appunto si parla di mobilità condivisa che è quella che servirà per arrivare nel futuro. Sì, è un fondamentale, è un futuro, ma è già adesso, perché oggi diciamo, la mobilità è fatta di guida autonoma, è fatta di mobilità elettrica, è fatta di condivisione di mezzi pubblici che in qualche modo si interfacciano con i mezzi privati. Ma in un momento in cui la tecnologia è così veloce, evolve così rapidamente, è fondamentale che queste cose si facciano assieme, in modo tale da non essere in qualche modo disallineati magari con cose che sono già diventate vecchie. Perfetto, Eugenio, ringraziamo Eugenio Blasetti. Un Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. saluto agli amici di Motore Online e appuntamento al prossimo video.